Ciao a tutte, ben arrivati in un nuovo video. Vi chiedo scusa innanzitutto per la luce che sarà veramente molto molto bassa, ma sto registrando questo video alle 10:30 di sera prima di uscire, approfittando appunto per una volta tanto che sono in condizioni semi decenti, quindi ho voluto sfruttare un po' le luci del caso. Poi è proprio un video molto chiacchiericcio, quindi mi sono detta vabbè, anche se la luce non è proprio super luminosa va bene lo stesso. Questo, come avrete letto dal titolo, sarà il video delle ossessioni del mese di giugno, che giugno non so voi ma a me è tipo volato. Cioè, secondo me arriveremo a Natale senza rendercene conto, così come siamo arrivati all'estate arriveremo anche a Natale, ne sono strasicura. Se non a Natale, quantomeno settembre arriverà presto. E da un lato, se dovessi dirvela tutta, non vedo l'ora, anche perché settembre è un mese che mi piace molto. Comunque, al di là di questo, sarà appunto il video delle ossessioni del mese. Sarà in collaborazione sempre con Federica dal mese scorso. Fede, la mia amica del canale Federica Home Sweet Home, che tanto conoscerete tutti, ma nel caso vi lascio nell'info box i suoi contatti e qua sopra, comunque nel pallino informazioni, vi lascerò il video correlato, insomma il video gemella questo. Mi raccomando, se non la seguite, fatelo subito, anche perché a parte, vabbè, che per me è un'amica, diciamo, insomma, ci siamo conosciute in questo mondo virtuale e insomma ci siamo state vicino, nonostante comunque la lontananza, in momenti difficili suoi e momenti difficili miei, cose anche nostre, insomma cose molto personali, quindi insomma le mando un super bacio e un super abbraccio e non vedo l'ora di riabbracciarti, che questi mesi devono assolutissimamente essere quelli in cui ci dobbiamo rincontrare, quindi io ti mando un super bacio tesoro. Chiusa questa piccola parentesi, iniziamo subito col video. Allora, partiamo da quella che secondo me è stata, anzi, ho avuto due ossessioni che sono state proprio l'apice. La primissima cosa l'avete vista nel video try on haul, i pantaloni a palazzo. Ne ho comprati di ogni, alcuni mi sono stati inviati da alcune aziende. Alcuni li ho acquistati io, ma ne ho veramente tanti. Magari ora non li ho qua da farveli vedere, non so che dovrei alzarmi, andare in camera, eccetera. Però, insomma, magari vi faccio una bella panoramica dei pantaloni, o comunque se l'avete visto nel video try on haul. Sono un tipo di pantalone che secondo me sono molto versatili, perché a seconda dell'occasione voi potete adattarli, magari un look un pochino più da tutti i giorni, piuttosto che un look magari da sera cambiandoci semplicemente la scarpa piuttosto che il top sopra. Sono comodi, sono freschi e sono secondo me dei capi che si possono utilizzare, diciamo, sia in primavera, tarda primavera, estate e inizio autunno, insomma magari quando sono appunto quelle stagioni in cui non si capisce bene il clima, insomma anche adesso non è che si capisce molto bene, almeno qua a Genova, il clima che intenzioni ha. Però è appunto un capo veramente che potete utilizzare in tutti i modi. Quest'anno si sono sbizzarriti con fantasie tropicali, righe, colori, ne ho veramente di ogni modo e veramente li trovo veramente fantastici. E poi soprattutto veramente a volte mi risolvono insomma la situazione, perché basta semplicemente magari sopra una canotta, un top, tinta unita con un paio di pantaloni sotto, infradito e via, si inizia la giornata. Quindi quando sono in crisi solitamente al mattino perché non so cosa mettermi o sono in ritardo, mi affido, prendo un paio di pantaloni a caso, ci metto sopra la canotta e esco. La seconda ossessione sono stati tutti questi piccoli tormentoni estivi che stanno uscendo. Allora, ho avuto un paio di canzoni che ho ascoltato tipo in loop per tipo 5-6 giorni di continuo. Allora, e sono tutte canzoni che io ascolto per la prima volta e dico non mi piacciono, così come vi dissi la volta scorsa per quella di Alvaro Soler. Partiamo da Italiana di J-Ax e Fedex. Snobbatissima, la mettevano alla radio, non mi piace, non mi piace, non mi piace, l'ascolti pure 2 volte in più, niente, inizia a cantare. E ora qua non mi metto a cantare perché insomma non è il caso, però il loop. Nera di quello che ha vinto Amici, Rama mi pare che si chiami, sento questa canzone su Spotify, dico ah carina, no? Poi insomma una volta forse l'hanno passata per radio, la mia collega gli dice ah carina questa canzone, è una di quello che ha vinto Amici, ah sì.
Bene, quindi questa. E poi l'ultima, insomma, diciamo in ordine cronologico, è Amore Capoeira della Giusy, della nostra amica Giusy Ferreri, che addio, quella è proprio il loop degli ultimi giorni, è questo. Ma non sono le uniche canzoni, nel senso che ora è uscita quella nuova dei giornalisti. Che in loop anche quella, tutte, non lo so, tutte le canzoni di questi tormentoni estivi che stanno uscendo anche un pochettino più ballerecce, ecco, le ascolto in loop, veramente, sempre le stesse canzoni, le stesse 15-20 canzoni di continuo, quindi io quest'estate diciamo che non ho un tormentone, ma mi fisso su una canzone e l'ascolto tipo allo sfinimento per poi passare alla successiva. Quindi tipo adesso mi piace molto anche tipo Azuchita, che è tipo tutta un po' da ballare, ecco. Quindi niente, quindi i tormentoni estivi quest'anno si sono impossessati già di me a giugno. Comunque, detto ciò, passiamo ad altro. Per quanto riguarda il make-up, devo dirvi la verità, non ho un prodotto ossessione, nel senso che appunto, come vi dicevo già nei video passati, mi sto truccando veramente molto molto poco. Questa sera è un caso che mi vediate con il rossetto, perché appunto sto per uscire, e quindi io più di mascara, matita, magari alterno la matita nera alle matite colorate, rossetto lo sto utilizzando un po' meno, ad esempio oggi si stava abbastanza bene, quindi insomma stasera ho deciso di darmi il rossetto, però durante il giorno insomma fa caldo, si squaglierebbe tutto, quindi non uso tanti prodotti e in compenso però sto utilizzando dei prodotti di skin care e diciamo più skin care, sì, che vorrei farvi vedere. Di uno vi ho già parlato comunque nel video, quello dedicato insomma allo shopping che ho fatto per quanto riguarda aiutatemi, il periodo estivo. Quindi sono due prodotti di Lierac. Il primo è l'Hydrogenist Gel, praticamente è un gel idratante da utilizzare nel contorno occhi. Potete utilizzarlo sia al mattino che alla sera. Io questo qua ad esempio lo utilizzo più al mattino o comunque magari durante il giorno, specie dopo l'esposizione al sole, proprio per andare a idratare bene la zona appunto del contorno occhi. Mentre invece questo qua è un prodotto, questo qua lo sto utilizzando appunto da qualche settimana. Questo qua invece lo sto utilizzando già da qualche mese, infatti vedete ce n'è praticamente, siamo oltre la metà. È di questa linea qua, che è una linea appunto. Questo è defaticante, quindi per la fatica da utilizzare sia per quanto riguarda il contorno occhi, sia per quanto riguarda la palpebra mobile, appunto perché è indicato. C'è appunto una linea un pochettino più dermatologica, passatemi il termine, di Lierac, spero di non sbagliarmi, e di questo qua ho acquistato anche quello borse e gonfiore. Mi aiuta tantissimo. Ho avuto anche un piccolo problema di tipo una sorta di disidratazione in questa zona qua, e questo me l'ha rimessa a posto nel periodo invernale. Quindi devo dirvi la verità, io questi qua li ho acquistati appunto col 40% di sconto in farmacia, sono spesso giornate che propongono, tra l'altro era, mi pare, quella giornata lì, una giornata insomma che era valida in tutta Italia per quanto riguarda l'Iraq, però insomma di norma spesso in farmacia fanno giornate promozionali e mi sento di consigliarveli questi due prodotti, sia se magari appunto in vista del mare, sia magari se appunto soffrite di insomma occhiaie, borse, occhi pesanti, eccetera. In particolar modo questo qua veramente mi sento di consigliarvelo. Un altro prodotto che sto utilizzando da tantissimo, cioè da tantissimo, parliamo di almeno febbraio e praticamente ne basta veramente poco, perché il prodotto è questo, ve l'ho citata più volte, è questa crema qua all'aloe, che è per il viso e per il corpo. La linea è questa qua, questa me l'ha portata la mia amica Ilaria dalle Canarie, quando è andata quest'inverno a Natale. Mi ha portato questa crema all'aloe e io la sto amando, è 100% aloe. La cosa che mi piace tantissimo è che, tra l'altro, è super idratante, super lenitiva. La sto utilizzando anche come doposole, magari nelle zone in cui a volte può capitare che io sia un pochettino più arrossata, magari se ad esempio ho bisogno di sentirmi la pelle un pochettino più idratata, vado ad utilizzare questo. Sul viso non ne vado a utilizzare tantissimo, diciamo appunto magari lo uso giusto come doposole, passatemi il termine. Sul corpo lo sto utilizzando tutto il giorno, specie per quanto riguarda le gambe e le braccia, veramente molto idratante. Questo qua appunto sono andata alle Canarie, magari non penso che possiate reperirlo da qualche parte, però veramente un prodottino che mi sta piacendo tantissimo e sto utilizzando da diversi mesi, ma in particolar modo diciamo in questo periodo lo sto utilizzando sia come crema idratante da tutti i giorni, sia come doposole per quanto riguarda il mare.
Un prodotto invece, anzi due prodotti per la casa che per me sono stati un'ossessione, di cui uno una certezza, nel senso che lo sto utilizzando da diverso tempo, dall'altro è stato forse più una scoperta dell'ultimo mese. Diciamo, la certezza è questo, che è il diffusore elettrico della Felce Azzurra, in particolar modo questo è la profumazione, quella al talco, è buonissima. Io questo qua lo lascio spesso e volentieri attaccato, magari appunto in cucina o in bagno, insomma a seconda delle esigenze, magari in cucina quando dopo aver fatto comunque girare l'aria sento ancora magari odore di mangiare o magari non ho tempo di far girare l'aria come vorrei, lascio questo straprofumato. Questo lo trovate praticamente adesso quasi ovunque, ma se andate sul sicuro lo trovate da Acquestapone, perché Tigotà credo che almeno l'ultima volta non l'ho trovato. Mi piace un sacco. Ho avuto modo di provare la profumazione con la rosa, che a me personalmente non è piaciuta. E ho ancora quella verde che non mi ricordo che profumazione sia, ma devo ancora utilizzarlo. Questa secondo me è una certezza, quindi se dovessi proprio dirvi quale sera e quale prendo, quello azzurro, indubbiamente. E questo qua io l'ho scoperto grazie a Federica, tra l'altro, perché ne aveva parlato bene lei, forse in uno dei primi video addirittura che avevo visto suoi, quindi stra consigliato. Un prodotto casa appunto che è stato invece una scoperta piacevolissima. E premessa, questo è un prodotto che io utilizzo quando non ho tempo o quando magari appunto devo dare una passata in via, specie per quanto riguarda il tavolo e il topper. È difficile che io utilizzi peraltro, però magari appunto può essere utile per chi magari ha dei bimbi, per il seggiolone. E sono queste, che sono le salviette multisuperfici igienizzanti con potere sgrassante della Napisan. La profumazione è limone menta, rimuovono germi e batteri. Questo prodotto qui è la stessa, è della stessa famiglia di questo, insomma, della versione quella spray, Napisan spray che io vi ho parlato per mesi. Questi sono appunto delle salviette, possono essere delle classiche salviette che sono appunto imbevute dello stesso prodotto da andare a passare sulle superfici. Io appunto questo qua magari nelle volte in cui sono di fretta, piuttosto che, sì, solitamente quando sono di fretta o magari, cosa ne so, ho pulito il giorno prima giusto per dare una rinfrescata al tavolo, utilizzo una di queste. Diciamo che riesco a farci sia tavolo che topper, perché comunque sono belle imbevute di prodotto, quindi faccio magari una passata sul tavolo con un lato e con l'altro vado a dare una passata al topper. Le utilizzo anche per il coprifornelli, favolose. Non mi ricordo neanche quanto io l'abbia pagata, forse sull'€90, vanno spesso in offerta. E quindi diciamo, questa è stata una piacevole scoperta e volevo segnalarvelo, dato che è appunto un prodottino nuovo e ultimamente le sto utilizzando tantissime, anche perché magari faccio poche volte da mangiare e magari, cosa ne so, mangio veloce la sera, al giorno a pranzo, insomma do una passata molto rapida al tavolo e utilizzo quelle, quindi stra promosse. Infine, ultima ossessione è stata una cosa stranissima, nel senso che sono entrata nel loop ultimamente di bermi il latte e caffè freddo, non gelato, tiro fuori il latte un pochino prima, il caffè lo preparo la sera prima e lo metto in frigo e quindi sono praticamente diventata latte e caffè, caffè latte freddo dipendente e associato a ciò ci mangio i biscotti. Perché spesso alcuni di voi mi hanno chiesto adesso che sono a dieta con cosa sto facendo colazione. Allora, diciamo che l'ossessione degli ultimi due mesi è stato questo prodottino qua che vi ho già parlato, ve l'ho già mostrato, che è il latte della linea Free from Lactose di Lidl e quello a lunga conservazione. Questo qua non ho ancora provato la versione fresca, ma vorrò poi provarla, ma insomma ho ancora appunto questo qua chiuso e quello è parte in frigo, quindi terminati quelli lo proverò sicuramente. Mi piace tanto, alcuni di voi mi hanno detto proprio che lo amano, io non ho problemi, come vi dico in ogni volta, di intolleranza al latte o di allergia, è più che altro un discorso mio di difficoltà tra virgolette a digerirlo, e quindi da tantissimi anni ormai bevo quello senza lattosio, ho provato diverse marche e questo, devo dirvi la verità, lo sto preferendo anche quello dell'HD, buonissimo, mi piace un sacco, anche bevuto così, e appunto nell'ultimo periodo lo sto utilizzando da più o meno due mesetti qua. Diciamo che le mie colazioni dell'ultimo periodo sono o il latte col caffè dentro e i biscotti, in particolar modo per quanto riguarda i biscotti sto mangiando questi qua, il buon grano della Mulino Bianco con 100% di farina integrale e oppure alterno il cioco grano, che sono sempre questi ma fatti anche con metà parte in cioccolato, buonissimi entrambi, sono appunto della Mulino Bianco, sono veramente stra ottimi, ve li consiglio. Terminati questi voglio provare quelli della misura, perché l'ho visti in offerta da
parola basco adesso in questi giorni qua, quindi vorrò andare sicuramente a prenderli. Ne mangio 3 o 4, insomma dipende dalle mattine, anche perché poi magari se mi alzo tardi, insomma se magari so che, non lo so, dipende dalle volte, magari se ho tanta fame oppure no. In alternativa, latte freddo nella ciotola e cereali. Ora sto mangiando i Nice Morning della Kellogg's, che però non mi fanno impazzire, preferisco gli Special Case o i fitness, quelli integrali. Insomma, se dovessi proprio dirvi, le mie colazioni e ossessioni dell'ultimo periodo sono queste qua. E basta ragazze, questo è quanto per quanto riguarda le ossessioni del mio ultimo periodo. Sono molto curiosa di sapere quali sono quelle di Federica, e so che direte sì, ma ci hai parlato di niente, però secondo me qualche spunto qua e là posso avervelo dato, qualche dritta. Come sempre fatemi sapere quale cosa vi ha mandato in fissa quest'anno, questo mese. E niente, io spero di esservi stata di compagnia. Mi raccomando, andate a vedere il video di Fede. Mando un super bacio alla mia amica e mando un super bacio a voi e ci vediamo al prossimo video.